Dov'è stato più bravo il Pescara? Ma il Pescara è stato sicuramente agevolato dal fatto che per una nostra ingenuità dopo 2 minuti in una partita così così tanta tensione ha trovato il vantaggio e quindi la partita gli si è un po' spianata e a noi si è messa in salita. Detto questo, De Santis non ha assolutamente nessuna responsabilità perché purtroppo non era pronto per poter giocare, secondo me, una partita. Sono stato costretto a farlo giocare perché numericamente abbiamo dietro, soprattutto siamo contati, quindi non do nessuna responsabilità al ragazzo. Nel momento migliore nostro, loro hanno trovato il secondo gol su una giocata importante di un loro attaccante, ma praticamente la partita abbiamo provato a farla sempre noi. Il nostro portiere non ha mai toccato, i numeri, le statistiche dicono che il nostro portiere non ha mai toccato la palla con le mani. Questo è un momento che ci gira così e adesso dobbiamo smaltire questa grande delusione e pensare a prepararci al meglio per la prossima partita. Le chiedo un'ultima cosa prima di lasciarlo ai colleghi. Pancaro, lei ha parlato di De Santis che non deve avere colpe, però è chiaro che l'uno contro uno De Sogus e De Santis è stato forse il mismatch chiave della gara. Sì, purtroppo da quella parte abbiamo sofferto, ma ripeto, De Santis in condizioni ottimali per poter giocare non ha nessun tipo di problema, anzi io devo ringraziare il ragazzo che mi ha dato la disponibilità perché rientravo da un infortunio, non era pronto per poter giocare una partita, però in questo momento noi abbiamo questo problema che siamo contati, oggi eravamo contati un po' dappertutto tranne che davanti e quindi l'obiettivo è secondo me limitare i danni da qua alla sosta e dopodiché fare bene il punto della situazione.